Bentrovati amici di Calabria News 24, ben ritrovati nella nostra trasmissione in Politicamente Scorretto. Con me in questa puntata c'è il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo. Grazie per essere con noi, sindaco. Grazie a voi per avermi invitato. È un piacere, davvero un piacere, anche perché abbiamo tante cose di cui parlare, nello specifico un tema che sta animando l'area urbana di Cosenza, diciamo così. Mi sto riferendo alla città unica, si sta parlando tanto di questo argomento, Cosenza rende e Castrolibero e poi c'è Montalto. Ma prima di entrare nella macroarea, diciamo, io vorrei partire in realtà da un aspetto specifico, ovvero quello dei trasporti. È un tema particolare. Il piano trasporti quindi prevede un'unica linea per Rende, Cosenza e Castrolibero, Montalto esclusa, ma ha ricevuto risposte lei, sindaco, dalla regione? No, non ho ricevuto risposte. Devo dire la verità che questo dei trasporti è una iniziativa che ho assunto già dal 2019. Già dal 2019 io chiesi e scrissi una lettera al presidente dell'Artica, al dottore Cribari e ai tre sindaci pro tempore di Cosenza, Rende e Castrolibero, chiedendo praticamente la loro disponibilità ad inserire Montalto anche nel piano d'ambito che riguarda appunto questo servizio. Non ho ricevuto nessuna risposta da alcuno. Adesso praticamente ci sarà nuovamente la necessità di ridefinire il piano d'ambito ed io questa volta ho coinvolto, oltre a questi quattro soggetti istituzionali, ho coinvolto anche il presidente Occhiuto e ho coinvolto anche la dirigente del settore trasporto, la dottoressa Corallini. Quindi mi aspetto che mi chiamino da un momento all'altro per cercare di fare in modo di inserire Montalto in questo contesto, che è importantissimo. Per quale motivo? Perché si parla tanto di aree urbane, si parla tanto di città unica, bisogna chiaramente definirne i contorni, però è chiaro che praticamente se non si parte da una omologazione, un'informazione nei servizi essenziali, e tra questi sicuramente c'è quello dei trasporti, credo che ogni altra argomentazione passi in secondo piano. Al di là dei trasporti, sindaco, qual è la sua opinione su questa città unica? Personalmente non ho un'opinione specifica, perché intanto perché Montalto, come sapete, non è stato coinvolto, diciamo, in questo progetto di legge che non si sa se è partorito o non è partorito, insomma sta per partorire, è in fase di evoluzione, diciamo, quindi non siamo stati coinvolti, quindi non ne conosco i contenuti. Io credo che però praticamente per cercare di pensare alla costituzione della città unica e soprattutto per trasmettere quest'idea ai cittadini è necessario praticamente che ci sia un coinvolgimento delle istituzioni e un confronto tra le istituzioni per verificare la fattibilità o meno. Però io ritengo che se la città unica deve essere soltanto un attrattore di finanziamenti, secondo me e svilisce quello che potrebbe essere il senso della città unica. Se la città unica invece viene inquadrata come un soggetto che deve offrire ai cittadini della città un miglioramento nei servizi, un miglioramento nella gestione del territorio, eccetera, allora praticamente potrebbe anche essere preso in considerazione. Però stiamo parlando del nulla, perché praticamente non c'è mai stato, non mi pare che ci sia stato un confronto tra nessuno. Poi ci sono delle situazioni, devo dire la verità, che mi lasciano un po' perplessi, perché io qualche mese fa ho letto sulla stampa online, eccetera, di incontri che ci sono stati tra i tre sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero proprio in funzione della costituzione di questa città unica, e mi sembrava di aver percepito una disponibilità alla Costituzione. Oggi invece poi praticamente mi pare che abbiano quasi tutti fatto un passo indietro, quindi veramente, non essendo stato coinvolto, ho veramente grande difficoltà ad orientarmi in questo bailam di situazioni. Vorrei entrare un po' quasi sul personale, anche se di personale non si tratta nello specifico, ma il fatto che Montalto non sia stata coinvolta la ritiene la Cenerentola di quest'area urbana? Guarda, rispetto a Montalto io credo che ci siano negli anni, non è una situazione di questi miei 9 anni, ma anche in precedenza, credo che
ci sia stata sempre qualche riserva mentale da parte di qualche politico, diciamo, più altolocato. Perché anche sul discorso dell'area urbana, quando si parla dell'area urbana, l'area urbana era limitata soltanto a questi benedetti tre comuni. Poi io ritengo che si sia trattata soltanto di un'esercitazione dialettica, perché poi non mi pare che negli ultimi 20-25 anni questa area urbana sia decollata in qualche modo. Cioè, l'unico collante che c'è stato tra i tre centri è stato proprio quello dei trasporti. Per il resto non mi pare che ci sia stata una, diciamo, una integrazione di ulteriori servizi, perché il servizio della spazzatura è sempre stato, della raccolta è sempre stato svolto autonomamente, il servizio idrico è stato svolto sempre autonomamente, eccetera. Anche se vogliamo i servizi, le offerte culturali, abbiamo assistito molte volte a degli accavallamenti tra gli avvenimenti, tra gli eventi culturali che venivano svolti da un comune con quelli di un altro comune. Quindi onestamente mi sembra più un esercizio dialettico che non qualcosa che abbia un fondamento. Io credo che in questo momento Montalto, per l'effervescenza nella crescita territoriale, in quelle che sono le opportunità che sta offrendo, anche per la sua collocazione, credo che, probabilmente mi esprimo forse, credo che dia un po' di fastidio, nel senso che praticamente noi siamo l'unica area di questa cosiddetta area urbana che è in crescita sistematica di residenze. Noi abbiamo, negli ultimi 4 anni abbiamo avuto un incremento quasi di 2.000 residenti, quindi significa il 10% di quella che è la popolazione, che non è cosa da poco. E tra altre cose abbiamo portato avanti con la mia amministrazione alcune attività che hanno richiamato l'attenzione di grossi imprenditori di caratura nazionale, per cui praticamente questo porterà da qui a breve ad un potenziamento delle opportunità lavorative e quindi anche praticamente ad un ulteriore aumento di residenti o comunque di persone che verranno a lavorare sul territorio di Montalto. Comporterà ciò un po' di problemi, perché significa che bisogna continuare a dare dei servizi adeguati a queste nuove presenze, e sarà un lavoro importante che svolgerò io fino all'anno prossimo, e poi dopo il prossimo sindaco poi dopo dovrà adeguarsi a tutto questo. Io quindi credo che praticamente questo sviluppo di Montalto non piaccia molto, e non piacciono molto le idee di questa amministrazione. Per esempio, una delle idee che ho lanciato è quella dell'ospedale, della collocazione dell'ospedale, che secondo me deve essere in qualche modo valutato. Io non dico che quello che dico io, dice Pietro Caracciolo, è Vangelo, però Pietro Caracciolo offre una chiave di lettura diversa rispetto a quella che è stata data sul posizionamento dell'ospedale rispetto a chi mi ha preceduto, nel senso che praticamente l'ospedale non è l'ospedale della città di Cosenza, è l'ospedale della provincia di Cosenza, per cui bisogna trovare una collocazione diversa, che io avevo individuato nell'area di proprietà della provincia, dove c'è l'istituto Todaro, che si pone praticamente al centro di una nuova viabilità che è in fase di realizzazione con il comune di Rende, è vicino all'università, potrebbe essere anche una situazione molto importante ai fini dello sviluppo appunto di questa nuova facoltà di medicina all'università. Quindi io l'unica cosa che chiedo al Presidente della Regione e alle altre istituzioni è quella di fare una valutazione. Poi chiaramente le scelte non le determina Caracciolo, non le determina nessun altro, ma a futura memoria io ho ritenuto di dare questo input. Poi chiaramente ci sono altri soggetti che saranno deputati alla scelta e noi ci adegueremo. L'importante è che lo faccia in questo ospedale. Poi diciamo, l'idea che ho avuto io è quella di posizionare una parte che è baricentrica rispetto al futuro svincolo autostradale di Settimo di Rende, alla strada che stiamo realizzando noi, che dovrebbe partire dalla stazione che dovrebbe sorgere su Settimo di Rende e l'università, è un tiro di schioppo dall'università, quindi secondo me potrebbe essere facilmente raggiungibile un nosocomio, facilmente raggiungibile da chi lo deve raggiungere per motivi di salute. Alcuni sindaci, tra cui Franz Caruso, il sindaco di Cosenza, si sono esposti per quanto riguarda la città metropolitana.
qual è il suo punto di vista in merito? E poi con questo, diciamo, vorrei chiudere l'ampia parentesi che abbiamo aperto dall'inizio sulla città unica e su questo argomento. Ma sulla metropolitana io non riesco ad esprimermi perché non conosco, non ho seguito, devo dire la verità, questi pensieri di Franz, col quale è un po' di tempo che non ci vediamo, quindi non ho avuto modo di confrontarmi, quindi oggettivamente non ho risposte da dare. E allora andiamo avanti, sindaco, parliamo invece dell'attività svolta proprio come sindaco della sua Montalto. Prima facevamo riferimento alla sanità, ma ci sono state anche tante opere pubbliche. Sì. Vi siete spesi tantissimo, di che cosa si tratta? Facciamo sapere, ecco. Diciamo che sicuramente la prima cosa su cui siamo intervenuti, devo dire la verità, al di là delle opere pubbliche, noi avevamo un comune da risanare e abbiamo rischiato di andare in dissesto perché ho trovato una posizione debitoria veramente esagerata e non era facile uscirne. Tra le altre cose una debitoria che ha condizionato un po', soprattutto i primi 5 anni, l'attività della nostra amministrazione. L'anno prossimo, se Dio vuole, usciremo da questo stato di riequilibrio, quindi chi guiderà il comune di Montalto avrà la possibilità di poterlo gestire con un po' più di respiro, diciamo. Ciò nonostante, praticamente noi siamo intervenuti innanzitutto sui servizi, perché i servizi di Montalto erano ridotti veramente al lumicino. Parlo di depurazione, parlo di raccolta differenziata. Noi siamo partiti per la differenziata, siamo partiti dal 20% di raccolta, siamo arrivati fino al 70%. Insomma, quindi è stata una bella iniziativa. Sulla depurazione avevamo dei depuratori che non funzionavano per nulla, con grossi problemi per i cittadini, che abbiamo sistemato, e poi soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua, perché praticamente a Montalto si facevano razionamenti da marzo fino a novembre e noi siamo riusciti ad ovviare a queste problematiche, a sistemare questa cosa. Quindi io credo che anche la fruizione, il miglioramento della fruizione dei servizi sia stato importante per attrarre i residenti a cui facevo riferimento. Abbiamo avuto un occhio particolare anche per le scuole, stiamo trattando con Invitalia per esempio l'acquisto dell'incubatore d'impresa che c'è su Pianette, in modo tale da creare proprio una cittadella per la scuola, insomma, almeno per quanto riguarda quell'area. C'è tanto da fare, però è chiaro che praticamente le risorse erano quelle che erano, quindi abbiamo dovuto cercare in qualche modo di concentrare. Poi abbiamo fatto un'infinità di opere pubbliche, sistemazione di strade, marciapiedi, piazze, palazzi comunali, stiamo prestando all'acquisto anche di altri palazzi storici di Montalto Fugo, in modo tale che da fare in modo che non vadano nelle mani dei privati, o che magari possano essere più funzionali per quella che è l'attività dell'amministrazione comunale. Quindi siamo stati veramente impegnati su molti fronti, e la cosa più importante io credo sia stata quella di dare fiducia ad imprenditori che volevano investire sul nostro territorio, e che è una fiducia che è stata ripagata, perché praticamente c'è un buon movimento sia edilizio sia imprenditoriale su Montalto, e credo che questo sia un qualcosa che probabilmente non piace tanto in giro, insomma. Il prossimo anno i cittadini di Montalto saranno chiamati alle urne, possiamo già dire che cosa bolle in pentola? Ma ancora la situazione, per la verità, è molto confusa. Sicuramente l'amministrazione che rappresento esprimerà un candidato interno o anche esterno, un candidato di riferimento, anche perché ci sono dei movimenti all'esterno che mi hanno dato la loro fiducia, e quindi pensiamo di mettere in gioco una coalizione molto, molto competitiva. Ci sono, nell'ambito del Consiglio Comunale e anche fuori, si stanno sviluppando delle altre coalizioni. Credo che sarà una bella battaglia. L'importante è che, dico, indipendentemente da chi poi risulterà essere il vincitore, l'importante è che poi chi vince si spenda, che continui nell'attività che abbiamo fatto, perché praticamente veramente abbiamo impiegato 9 anni di tempo della nostra vita per cercare di portare su
questo territorio. Poi chiaramente c'è chi dice che si poteva fare di più, cioè, però chi lo dice doveva anche avrebbe dovuto confrontarsi con quelle che erano le reali condizioni del comune, da come l'abbiamo portato, da come l'abbiamo trovato, a come l'abbiamo portato. Però io mi auguro che chi seguirà la mia amministrazione poi sviluppi il suo lavoro nel solo interesse del territorio, così come abbiamo fatto noi. L'ultima domanda, Sindaco, la domanda con cui mi piace chiudere questa mia trasmissione. Lei si è mai sentito o è mai stato politicamente scorretto? Allora, io purtroppo sono un sindaco anomalo, nel senso che praticamente non ho, in questi 9 anni, non mi sono mai legato a delle correnti politiche, pur avendo partecipato alla competizione elettorale regionale, però non mi sono mai legato a personaggi politici importanti, per una serie di motivi miei personali e anche di presunzione, se vogliamo, perché molte volte a me è capitato, facendo parte dell'autorità idrica regionale, facendo parte del lato rifiuti, ho partecipato a molti incontri con sindaci, eccetera, e non mi pare che la maggior parte di loro, la maggior parte anche degli esponenti politici, stiano molte volte sul pezzo. È come se non fossero interessati alle materie che bisogna trattare. Quindi praticamente diventa difficile trovare un'interlocuzione e trovare iniziare un contraddittorio con persone che veramente stiano sul pezzo. E quindi questo mi ha fatto un po' disamorare dalla politica, e sicuramente la mia esperienza politica finirà l'anno prossimo con la fine del mio mandato. Poi non ricordo la domanda. Se si è mai sentito politicamente scorretto? No, qualcuno mi addebita queste cose perché io nel corso di questi anni ho portato avanti un'epurazione nei confronti, ho mandato a casa 2 vice sindaci, ho mandato a casa altri 4 assessori, quindi ovviamente avrò 6 persone che diranno che sono stato politicamente scorretto, però bisogna, secondo me, se si vuole essere davvero oggettivi, bisogna fare un'analisi di quelli che sono i comportamenti, di quello che è stato la correttezza espressa da chi io ho mandato a casa. Quindi io ritengo, probabilmente avrò anche sbagliato, sbagliamo tutti, soltanto chi non opera non sbaglia, ma io ritengo di non essere stato mai politicamente scorretto. Grazie Sindaco per essere stato con noi, il Sindaco di Montalto Ufugo Pietro Caracciolo, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito qui su Calabria News 24, noi ci vediamo alla prossima puntata di Politicamente Scorretto.